Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG, che apriamo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto all'inaugurazione della piattaforma online Dante Global. Ha detto che queste piattaforme consentono di affiancare alla rete tradizionale questa digitale, dunque sicuramente uno strumento utile per dare, come dire, informazione e soprattutto uno strumento di nuova normalità. Proprio su questo sentiamo le parole del Capo dello Stato. La prima riflessione è che, pur in presenza di una drammatica pandemia, improvvisa nel suo insorgere, veloce nella sua diffusione realmente in tutto il mondo, è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività, svolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi. Ed è una conferma questa piattaforma, la Dante Global, che consente di affiancare alla rete tradizionale la rete digitale. Naturalmente questa non sostituisce le persone, condizione fortunatamente impossibile, e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti, ma affiancandoli consente loro strumenti nuovi, un sostegno immediato nell'emergenza sanitaria e un strumento nella nu nuova normalità a cui approderemo da qua a poco per svolgere con maggiore efficacia globalmente le proprie attività. Vorrei aggiungere del resto che il digitale consente di offrire in tempo reale, come noto in tutto il mondo, un'immagine degli elementi che il nostro paese presenta, con la bellezza dei suoi territori, dei suoi luoghi, con gli elementi, i prodotti, i caratteri del modello di vita italiano, con la sua cultura. Sostanzialmente un'offerta a quanti sono aspiranti italiani, a quanti ci apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto il mondo, e sono davvero, è una platea amplissima, davvero. Ora i dati Covid nazionali sono 16.168 i nuovi positivi nel bollettino dello scorso 14 di aprile, a fronte di 334.766 tamponi processati, per un tasso di incidenza che sfiora il 5%, si attesta al 4,8. Calano di 583 unità i ricoveri ordinari, di 36 quelli di terapia intensiva. Le persone decedute sono state 469 in una sola giornata. In Campania invece sono stati 2.212 i nuovi positivi, di cui 701 persone risultate sintomatiche. I tamponi effettuati sono stati 21.170, di cui 3.768 antigenici, 27 le vittime in regione, 1.615 i guariti. Per quanto riguarda il consueto report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti occupati a disposizione di terapia intensiva, ne sono occupati 127, mentre invece 3.160 sono i posti letto di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.585. Atteso domani il consueto report con riferimento al cambio di colori regionale con il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, cui seguiranno poi le ordinanze del ministro Speranza. Sono due le regioni che rischiano la zona rossa, ovvero la Sicilia e la Basilicata, in particolar modo l'isola con il capoluogo Palermo, che è già in semi-lockdown per l'alto numero dei contagi. Quasi certa invece un'altra settimana in zona rosso per Sardegna e Val d'Aosta. A passare in arancione sperano la Puglia e la Campania, in particolar modo la regione governata dal presidente
De Luca ha un'incidenza settimanale molto vicina ai 250 casi su 100.000 abitanti, ma è l'RT in discesa e dunque, se dovesse essere confermato, possibile il passaggio in arancione dalla prossima settimana. Qualche problema in rianimazione per Lombardia e Piemonte, con oltre il 50% dei posti letto occupati da pazienti Covid, ma al momento non sono previsti cambi di colore. Addirittura ci sono alcune regioni che hanno numeri da zona gialla, come Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e la provincia di Bolzano, ma come è ormai noto, bisognerà attendere almeno la fine del mese per poter riottenere delle riaperture, ma le regioni comunque insistono per riuscire in qualche modo ad ottenere un allentamento delle misure restrittive. Ci spostiamo ora nel napoletano, sull'isola di Procida, perché oltre 70 bambini, oltre a 15 docenti e 3 collaboratori della scuola dell'infanzia Capraro, proprio dell'isola di Procida, sono in isolamento fino al prossimo 26 aprile e le attività didattiche proseguiranno in DAD. Questa disposizione è stata emanata dall'ASL Napoli 2 Nord dopo alcuni casi di positività al coronavirus riscontrati tra bambini, insegnanti e collaboratori. È stata inoltre prevista la sanificazione dell'intero edificio che ospita tutti gli alunni delle scuole di infanzia, primaria e secondaria dell'isola, frequentata da 900 studenti. Anche a Procida, tra l'altro, come Ischia e Capri, era stata prevista la vaccinazione di massa della popolazione, che è stata poi rinviata dalle disposizioni del commissariato per l'emergenza Covid. Sul punto il sindaco ha detto all'agenzia ANSA: lo Stato ha deciso di tenere le scuole aperte anche in zona rossa. Questa è una conseguenza che appunto può esserci. Valuterò poi la possibilità di sospendere completamente le lezioni in presenza se il contagio dovesse assumere ancora maggior rilevanza. Restiamo nel napoletano. A Pomigliano d'Arco un tredicenne è stato picchiato da alcuni ragazzini mentre passeggiava nel parco. La vittima è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente con un tirapugni di metallo da un coetaneo che era in compagnia di alcuni adolescenti. Il ragazzo è stato soccorso dal padre e portato in ospedale, dove la ferita è stata medicata e suturata. Gli aggressori sono stati invece individuati dalla locale stazione dei carabinieri e segnalati ai servizi sociali. Sul punto si è espresso anche il primo cittadino di Pomigliano, Gianluca Del Mastro, che si è detto addolorato per l'accaduto, e queste forme di violenza devono essere condannate, ha detto il primo cittadino. Gli autori del gesto sono stati identificati e segnalati e dunque intraprenderanno un percorso con le famiglie e con questi ragazzi, grazie all'ausilio dei servizi sociali. Ha concluso il primo cittadino: bisogna però lavorare duramente per educare i ragazzi alla legalità. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio che fa registrare un numero alto di vittime. Sono 15 in tutta la provincia di Terra di Lavoro. Gli altri dati certificano 278 nuovi positivi e 265 guariti. I tamponi processati sono stati 2.660 per un tasso di incidenza del 10,4%, in leggera discesa rispetto a quanto visto nella giornata di martedì. Nel saldo complessivo, meno 2 contagiati in tutta la provincia. Caserta resta in cima per numero di casi attivi a 590 positivi, c'è poi Marcianise con 457 e Maddaloni con 386. Proprio a Caserta è stato approvato dal Comune un progetto di fattibilità da 340.000 euro con risorse messe a disposizione dal Ministero degli Interni per rendere fruibili strade, edifici e spazi pubblici alle persone con disabilità. Uno dei primi interventi riguarderà la pista degli atleti, che permetterà di garantire la pratica sportiva anche a persone con ridotta capacità motoria. Lo ha detto il primo cittadino Carlo Marino, che ha aggiunto: Caserta è tra le prime città a prevedere anche la figura del disability manager, che lavora fianco a fianco con l'amministrazione e collaborerà proprio per le fasi esecutive di questo progetto. Il sindaco ha detto che sono stati programmati tutti questi interventi all'interno di quelli che sono i principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Chiudiamo con il calcio, problemi in vista per il Napoli, in vista del doppio incontro contro Inter e Lazio, perché il portiere azzurro Davide Ospina si è sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio rimediato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, e gli esami hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale, dunque il calciatore dovrà stare fermo almeno una ventina di giorni, dunque saltare 4 partite. Intanto occhio anche al mercato questa mattina, perché il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni a Eric Lamela, il fantasista del Tottenham. Ci sono buone possibilità per acquistare l'argentino. Lamela infatti vorrebbe tornare in Italia e risente anche del fascino della città. A questo proposito sarebbe disposto anche ad ottenere un rinnovo, un ritocco dell'ingaggio intorno ai circa 2 milioni. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe sui 6-7 milioni, un prezzo assolutamente alla portata del club partenopeo. Torna in campo oggi la Casertana, impegnata alle ore 15 a Monopoli, match rinviato per un focolaio Covid che aveva colpito la compagine pugliese, una ghiotta occasione per agganciare la zona playoff e riscattarsi dalla sconfitta dello scorso lunedì contro la Viterbese. A presentare il match è stato il mister Federico Guidi in conferenza stampa al Pinto. Ne ascoltiamo un breve estratto. Una partita che abbiamo grande voglia di giocare perché veniamo da una brutta figura, condizionata anche da tanti episodi, però quello che abbiamo analizzato con la squadra è che noi questi episodi non ci devono mai pregiudicare la possibilità di fare un risultato. E il fatto siamo andati ad analizzare al di là degli errori che ci possono essere, punizione che magari non c'era, sulla quale è venuto gol, però il gol è venuto. E poi su tante altre azioni in cui abbiamo commesso errori che solitamente non facevamo o li facevamo ad inizio della nostra stagione. Chiaramente noi sappiamo che siamo una squadra che nel momento in cui pensiamo in maniera individuale, siamo una squadra che diventa molto fragile. Quindi quello che deve immediatamente cambiare è il nostro spirito, il nostro atteggiamento, ritrovare quella fame e quella paura di magari avevamo prima di non raggiungere il nostro obiettivo stagionale, che era quello della salvezza. Quindi tutti fiutavano il pericolo, l'atteggiamento era di una squadra famelica, come spesso ha fatto vedere la squadra. E quindi c'è voglia perché abbiamo spirito di rivalsa, cioè vogliamo far vedere che non siamo una squadra che può prendere 5 gol. È stato paradossale perché con lo stesso avversario, anche se con interpreti diversi, abbiamo subito meno gol in 11 contro 9 piuttosto che in 11 contro 11 o in 11 contro 10. Quindi il nostro atteggiamento deve essere, dobbiamo pensare a noi stessi e sappiamo come dobbiamo giocare per arrivare ai risultati. Detto questo, non bisogna neanche stravolgere quello che è, oppure far passare in secondo piano quello che è il percorso di questa squadra. Questa squadra ha commesso errori, come tutti noi commettiamo durante il nostro percorso, però è una squadra che ha raggiunto l'obiettivo con 6 giornate d'anticipo e questo non deve essere dimenticato da nessuno, perché questi ragazzi hanno speso tanto e soprattutto nelle difficoltà hanno sempre messo tante energie nervose, oltre che quelle fisiche nei momenti di difficoltà, e questo va rimarcato perché insomma io so quello che hanno passato questi ragazzi e so quanto fame e quanta voglia e quanta volontà ci hanno messo per raggiungere l'obiettivo. Poi, domani a tutti gli effetti, secondo me, è uno spareggio playoff, ok? Però la parola playoff non deve essere presa come quello che era il nostro obiettivo. Va vissuta questa partita con grande enfasi, perché se dovessero i ragazzi raggiungere anche i playoff, avrebbero fatto un percorso che ha quasi del miracoloso. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.